del DPCM invece che viene commentato oggi sulle pagine del Sole 24 Ore proprio sullo specifico tema di che fa salve la geometria. La precisazione doverosa rispetto alla relazione di inquinamento. Andiamo adesso con il blocco delle risposte dell'Agenzia delle Entrate e chiudiamo l'area lavoro. Buongiorno a tutti da Radio Fisco e benvenuti in questa edizione podcast realizzata mentre si sta svolgendo il consueto Telefisco. Delle 14 tematiche messe a disposizione gratuitamente per i professionisti, abbiamo pensato di commentarne insieme a voi solo alcune. Quindi le regole di continuità aziendale con la sospensione delle perdite e la riduzione degli ammortamenti dei bilanci 2020 di Marco Piazza non l'abbiamo considerata, unitamente anche all'intervento di Roberto Lugano per quanto riguarda le modifiche al credito e al rafforzamento patrimoniale. Stessa sorte per gli incentivi fiscali e le aggregazioni di Primo Cappellini e le novità introdotte nell'ambito lavoristico con Enzo De Fusco e Michela Magnani. Ci occupiamo diversamente di seguire e commentare invece gli altri interventi. Come l'intervento dell'Agenzia delle Entrate adesso di Maria Pia Pignanelli. Assegnata al dipendente e utilizzata anche nell'interesse del datore di lavoro, si ritiene che nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 ed assegnato dal 1 luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro possa essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorso nell'interesse del datore di lavoro, sia che lo spostamento sia all'interno del comune e la sede di lavoro che all'esterno. Si chiede conferma che sulla retribuzione premiale relativa al 2020 ed erogata nel 2021 si possa applicare la tassazione agevolata su tutto il premio anche nell'ipotesi in cui, a seguito dell'emergenza Covid, nel 2020 siano stati integrati accordi di produttività sottoscritti negli anni precedenti, aggiungendo ai parametri economici e reddituali già previsti nuovi parametri qualitativi legati al miglioramento del prodotto e dei processi lavorativi. Siamo sempre nell'ambito del giuristavoristico delle novità fiscali nell'ambito di lavoro. Con la circolare 29 marzo 2018, numero 5E, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro, è stato precisato che l'imposta sostitutiva del 10% è applicabile al premio di risultato anche qualora sia realizzato l'incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto rispetto ad un periodo congruo definito dalle parti. Più precisamente, qualora in conformità alle previsioni del contratto l'erogazione del premio subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi, tra di essi alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi misurati sulla base degli appositi indicatori affinché trovi applicazione il regime fiscale agevolato. Con la successiva risoluzione 26 giugno 2020, numero 36, è stato affermato, d'intesa col Ministero del Lavoro, che il regime fiscale reintrodotto dalla legge di stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta retribuzione di produttività, impone che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale territoriale. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorato a uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo. Pertanto, qualora nel contratto aziendale territoriale, ovvero in sede di sua integrazione, venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è anche per circostanze eccezionali effettivamente incerto la data della sua sottoscrizione, perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione